Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto tecnologico utile per chi viaggia in auto. Sto parlando di un trasmettitore Bluetooth per auto acquistato su Amazon ad un prezzo veramente competitivo. Vi lascio il link in descrizione e come sempre ve lo vado a fare vedere. Allora, praticamente arriva in questa scatolina di cartone. Come vedete ci sono già le indicazioni, ovvero che si può andare ad ascoltare la musica, caricare il proprio smartphone o tablet, e mostra anche ovviamente il voltaggio in uscita e anche c'è la possibilità ovviamente di chiamare col Bluetooth, perché funge da trasmettitore Bluetooth. Andiamo a vederlo insieme. Vado ad aprire la confezione. Devo dire che queste confezioni le stanno facendo veramente piccoline, compatte, e non è male come cosa, perché si va alla fine anche a risparmiare sul materiale, sulla plastica, la carta, quindi si va anche a inquinare di meno. È comodo perché non solo funge da caricatore per attaccare quindi il tablet, lo smartphone, ma funge anche da trasmettitore Bluetooth. Quindi se voi avete una macchina che non è disposta, no, di Bluetooth, potete semplicemente andare ad attaccare questo nell'accendisigari e vi creerà il Bluetooth, quindi andando ad azionare il segnale della radio, e potrete quindi connettervi alle casse della vostra auto. Magari per le macchine un po' vecchiotte, quelle d'epoca, va benissimo. Qua c'è un manuale in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, quindi trovate veramente tutto. Vado a vedere se riesco a trovare qualche informazione aggiuntiva. Comunque è davvero intuitiva. Tra l'altro anche una micro SD che si va a inserire, così c'è scritto, e si deve andare ovviamente a prendere il segnale FM della radio. Andiamo a vedere un attimo il prodotto. Non andrò ad attaccarlo in auto, comunque ne ho preso già uno in passato simile, che vi posso garantire che cambiavo solo il nome dell'azienda, ma era praticamente identico, ormai le fanno tutti uguali. Come vedete in alto a sinistra abbiamo il caricatore della corrente, quindi l'entrata USB per attaccare il cavetto USB e caricare quindi la batteria, e a destra ovviamente abbiamo l'entrata per attaccare la chiavetta USB con dentro la musica. In mezzo abbiamo il tastino che vi permetterà di rispondere alla chiamata o effettuare una chiamata, e poi a destra e sinistra quelli che dovrebbero essere i tasti appunto per cambiare canzone. Qua in basso non si vede, ma c'è uno schermo che poi si illumina di blu, e anche il contorno, come vedete, che sembra bianco dalla videocamera, è tutto un LED blu. E questo vi permetterà di si illuminerà tutto, creando un effetto anche carino durante la notte. Come vedete dall'immagine si riesce un attimo a capire. Questa è l'entrata per accendisigari, e qua abbiamo lo sportellino per l'ingresso della micro SD, quindi potete andare a ascoltare la musica che avete salvate. Anzi, la micro SD ero convinto ci fosse già inclusa, ma a quanto pare non è inclusa, quindi dovete andare insomma a comprarla voi. Solitamente inseriscono una di quelle davvero low cost, ma in questo caso non è così. Due dati al volo aggiuntivi che vi possono magari servire. Vado proprio a leggere insieme a voi sul manuale di istruzioni. Abbiamo innanzitutto una frequenza FM 87.508, e poi abbiamo inoltre come capacità della scheda fino a 32 giga, quindi potete mettere fino a 32 gigabyte. Ovviamente dice che si può rispondere alle chiamate durante la guida, due porte USB per dispositivi di ricarica, e c'è anche il microfono. Ecco, questo non l'avevo detto. Questo foro è appunto il microfono, e niente, da come ho capito si può anche caricare sulla porta dove c'è indicata la nota, quindi funge anche da entrata USB per caricare.
Per questa recensione è tutto, se avete domande non esitate a pormele, io vi lascio la prossima recensione, link in descrizione del prodotto, ci vediamo appunto alla prossima review.